persona si sente e si avverte, quando una persona sa che è eterno, ma perché sente questa cosa a cui fa riferimento, non ha bisogno di combattere, esce dalla dualità. Mi sono spiegato? Per fare questo, dicano i fantaguru, è un percorso molto difficile, molto impegnativo, è molto faticoso un cazzo, basta iniziare a sentirsi, non ci vuole niente per sentirsi, basta iniziare a pensare quello che si dice e dire quello che si pensa, basta iniziare a muoversi iniziando a sentirsi dentro. Per sentirsi bisogna avere un buon motivo per fare quello che si vuol fare. Le persone sono costrette all'interno di un contesto familiare, supponiamo all'interno di un contesto lavorativo, di merda, perché pensano di non poterne creare un altro. Non si sganciano, sono delle grandissime navi assicurate con dei canapi ad un molo perché sanno che se vanno a largo potrebbero incontrare mare mosso, ma non capiscano che le navi sono fatte per viaggiare. La Matrix ti fa stare al porto. Un'anima, quando è in contatto con se stessa, viaggia. C'è stato un grandissimo problema per quanto riguarda la New Age quando hanno insegnato la legge d'attrazione, che di per sé funziona, ma funziona solo per 20 giorni, poi non funziona più, non funziona mai più. Perché hanno detto alle persone, determina e otterrai quello che vuoi, immagina e otterrai. Non funziona così. Perché quando una persona immagina, dopo un po' impatta con il suo demone. E allora com'è? Con la sua paura, con la sua ferita anche, no? Ferita emozionale, perché le conosce. E allora cosa? Ma tu cosa fai, vero? Tutte le volte passi così? Eh? Non ho capito. Voglio accendere la locandina dietro. Ah, ok, un applauso a Vera. Bene. Così è più bello. Non si vede un cazzo, eh? Ah, ok. Bene, grazie. Bello quello dietro. Stavo dicendo? Cosa stavo dicendo? L'anima, legge dell'attrazione. Legge, brava, grazie, brava. Legge l'attrazione. Allora, quando si inizia a fare questo passaggio, questa qui sarà un video che metterò nel 10° corso di Transurfing, gratuito, no? Che metto nel mio canale per chi lo conosce, e vi invito a seguirlo perché veramente ci metto delle chicche secondo me molto interessanti, molto utili. Invece di determinare, abbandoniamoci alla sconfitta. Avete paura, eh? Avete paura, eh? Che se decidete di morire, faccio un esempio, quello che mi dicevo io, no? Bene, se io riesco a fare questa cosa, se io riesco a diventare il più grande terapeuta di Milano, perché questa era la mia ambizione, no? Bene, vuol dire che comunque era il mio momento, benissimo. Se non ci riesco, vorrà dire che vado a fare il barbone. Ero pronto a morire. E se non riesco nemmeno come barbone, vorrà dire che muoio, per poi devo morire. Meglio morire da giovane, all'epoca un po' più, piuttosto che morire da vecchio, magari, che ne so, allettato. Rassegnarsi alla sconfitta. Questo vi torna di meno, vero? Ok. Sapete perché noi i problemi li risolviamo da ultimo? Perché lasciamo andare. Allora qui si torna nel transurfing. Il transurfing esiste e si muove, in realtà il transurfing spiega dei processi di vita, il transurfing non è una religione, non è qualcosa che crea niente, il transurfing spiega quello che già esiste di per sé. Il mondo si muove naturalmente. Ci sono delle linee di vita, di fenomeni, di esperienze, di cose che viaggiano a destra e a sinistra costantemente, anche quando noi dormiamo. Noi siamo interessati, attraverso determinate esperienze, sulla base di un interessamento. Noi siamo coinvolti in quello in cui ci riconosciamo e che di fatto ci riguarda. Come se noi fossimo in un bosco, al buio, con una torcia in mano. Illuminiamo la parte del bosco e diciamo, esiste questa parte qui, ma in realtà esiste anche l'altra, solo non è interessata dal fascio di luce. Quindi nel mondo esiste tutto, nel mondo esiste tutto e la sua soluzione. ve la rifaccio. Nel mondo esiste tutto e la sua soluzione, perché siamo in un mondo polarizzato. È solo questione di tempo. E infatti la Matrix vi faccia avere dei problemi, perché quando noi abbiamo problemi, la Matrix riesce a prendere energia, ci ha messo un elemento di difficoltà, che è il tempo. La bolletta non è il problema, è la scadenza che è un problema. Vi torna? Sì. Adesso vi torna un po' di più che se mi rassegno alla sconfitta, poi in realtà è meglio e ho tutto molto più facilitato? Un po' di più. Non ho finito, c'ho ancora delle cose, però un po' più vi torna. Qualcuno ha detto no? Non è una sfida, eh? No, ce lo sento le voci. Ok. Quando io sono in una condizione pacifica, mi sono rassegnato, allora la mia preghiera semplicemente è un'intenzione. È un'intenzione che io posso rendere magica attraverso una parola magica, adesso ve la spiego. È una parola meravigliosa. È una parola che si chiama come sarebbe bello se. Come sarebbe bello se non rompe le palle a niente, no? Come sarebbe bello se tu mi salutassi? Oppure preferite salutami, salutami? Cosa preferisci? Conoscendoti un pochino anche. Come sarebbe bello se... La Matrix ci fa percepire il mondo spigoloso e duro, mentre il mondo è morbido ed elegante. Iniziamo a cambiare il parametro, io ve l'avevo detto, che alla fine di questo incontro starete leggermente diversi, perché cambierà il vostro modo di percepire voi stessi all'interno del contesto in cui siete. Ma non vi dirò delle cose a cui siete costretti a dover credere, vi dirò delle cose in cui sarà facile riconoscersi, perché sentirete leggerezza. Non è così? Non è così. Perché non parlate? È così o non è così? Pensate che ci rimanga male? È così? Ok, ma avete preso per il culo, però sono già più soddisfatto. Allora, è importante questa cosa. Quando cambia il mondo, il modo in cui mi percepisco, quando smetto di pensare di essere un suddito, se io vado a votare, oltre a farmi prendere per il culo, dico una cosa estremamente grave, che mi sento un privilegiato di poter scegliere il mio padrone. Aspettate. Ora scomodo altri due o tre concetti, non voglio urtare seriamente la sensibilità di nessuno, però per favore state con me per quanto riguarda il fatto di come vi presento questi concetti. Il concetto di Dio. Ma a voi vi torna che un Dio sia castigatore, inquisitore, punisce, a cui devi obbedienza. Ma la gente che ha il potere richiede obbedienza perché di fatto non ha il potere. Ha un potere che ce l'ha soltanto se noi glielo riconosciamo, se glielo concediamo. Non ha un potere di per sé e richiede obbedienza. E secondo voi un Dio che è buono farebbe la solita cosa? Capite che non sto mettendo in dubbio Dio, sto mettendo in dubbio come lo hanno descritto. Vi torna? Sì. Se io inizio a pensare a Dio, vedete, io ho fatto un'intervista con un uomo straordinario, no? Dal vivo, con Gaspare De Lama, che poi era depositata nel canale che poi mi hanno chiuso, quindi è andata persa purtroppo. Questo qui centenario, un tipo veramente strano, no? Lui ovviamente fa parte, perché lo conosce, sapete, no? Che comunque fa l'esperienza del Caso Amicizia, molto famosa e conosciuta, e mi ha detto una cosa incredibile, mi ha detto, che a me mi ha lasciato sbalordita, ha cambiato completamente alcuni miei riferimenti, no? Quando mi ha detto, ha parlato di Dio e mi ha detto non dimenticare mai che Dio è costantemente in evoluzione. Mentre l'immagine iconografica di Dio che ci viene restituita dalla letteratura è quella di una persona statica. Altra questione. Non sto dicendo che esistano o non esistano. Io ho la mia idea, non è questo il contesto, nemmeno il momento, perché di fatto non è questo l'argomento della sera. Ma è possibile che tutte le volte che noi abbiamo a che fare con qualcosa, deve essere un qualcosa che è più intelligente di noi. È un extraterrestri, è Dio. Qualunque cosa che noi non vediamo è più intelligente di noi. Non potrebbero essere più scemi. Perché noi non siamo così scemi, eh? Noi abbiamo creato delle cose incredibili. Se pensiamo però, e andiamo dietro al paradigma, che più c'è tecnologia, più questo corrisponde all'evoluzione di fatto che viene riconosciuta, ovviamente no, mi devo cedere a questa evidenza, ma se io sento e capisco di essere una persona divina, non riesco a temere il confronto con un ipotetico extraterrestre che di fatto mi pone, nel momento in cui ammetto la sua esistenza, mi pone in una condizione di sudditanza, di deficienza. Vi torna? Non vi torna? È ganzo credere agli alieni, sì o no? È ganzissimo. E anche gli alieni che vengono insieme alla Madonna in astronave. Ridete ragazzi, me lo dicono. Fa migliaia di visualizzazioni una persona che dice una cosa del genere. E che crede anche. E che crede anche. No, no. Sì, cioè, non ho capito. Cosa hai detto? Ci credono anche. Ah, sì, è così. Ah, se parli in Veneto, cazzo, è un casino. Poi dopo una birrettina magari lo capisco, eh. Dopo. E questa è la cosa importante. Voi sapete che mi occupo di comunicazione e talvolta io non so realmente dov'è la verità. La verità vuol dire l'onestà d'intento, no? Una fonte, una sorgente che poi va dritto, segue una linea verso un qualcosa che coerentemente vuol seguire. Io per verità intendo questa cosa, no? A volte veramente non lo so, soprattutto all'inizio ho avuto anche un momento di grandissimo sconforto, no? Poi vi dico anche perché sono particolarmente ottimista per quanto riguarda l'esito di questa cosa. Adesso vi sto dando una visione globale, Tra un pochino vi darò una visione e una considerazione globale. Però io so che l'unica condizione in cui non si può criticare è quando si critica qualcosa di vero, ovvero chi comanda. Non è così? Il potere, non l'ho detta io questa cosa, no? Il potere lo riconosci perché non lo puoi criticare. Quindi, se io faccio un video sugli alieni o sulla vera storia dell'umanità, non mi blocca nessuno. Se io faccio un video invece su altre cose, vengo bloccato. Per esempio sui vaccini, vengo bloccato. Ve lo dico perché sono la persona più bloccata d'Italia, mi hanno chiuso 3 canali, mi hanno tolto 150.000 iscritti, a forza di togliermi e chiudermi i canali. Quindi so cosa vuol dire essere censurati, ma lo so davvero. E so che anche ci sono persone che dicono «Ah, mi vogliono censurare, usano il condizionale», però in realtà non le censurano affatto e le persone ancora pensano, perché pensano che questa cosa sia vera perché l'hanno vista nella loro mente, che sia realmente così, no? Quindi, se gli alieni non vengono censurati, io una piccola domanda sono costretto a farmela. Come mai il sistema vuole che ci sia una condizione in cui si crede che ci sono gli alieni, che questi vanno fisiologicamente a sminuire l'essere umano? L'essere umano è la cosa più coerente che ci possa essere su questo sistema, è la cosa più divina. Siamo oggetti magici, siamo cose magiche, possiamo fare delle cose inaudite, possiamo creare dal nulla. Io ho detto che siamo in un sogno, perché le cose nascono dal nulla come in un sogno. Stiamo vivendo un frammento di coscienza, come quando siamo in un sogno. Le cose sono dure, se io tocco qui ne scaturisce un rumore, è duro, è solido, ma se lo faccio in un sogno ho il medesimo effetto. Non è una questione di struttura cellulare, è una questione di paradigma. Io sto vivendo in un sogno, la mia vera essenza è da un'altra parte. La mia vera essenza non possono bloccarla, possono bloccare quello che alimenta la mia vera essenza, cioè il corpo. Lo fanno attraverso la Matrix. Quando io ripristino il contatto con la mia anima, inizio a vivere coerentemente con la mia anima. Mi espongo di più, prendo più schiaffi, sento più freddo, quello che vuoi. Però alla fine sento un'energia che prima non avevi. Una volta un mio amico è cascato dalle scogli, un'altezza superiore a questa. Eravamo molto giovani. Dopo che è stramazzato sugli scogli, stava lì fermo, per fortuna non si è fatto nulla. Abbiamo domandato cosa stesse sentendo, per quale ragione era ferma, era sbigottito, era sbalordito, e ci ha detto: io ho visto tutta la mia vita, dalle cose più insignificanti fino adesso, in meno di un secondo, che è il tempo in cui sono caduto. Il fatto di scollegarsi dai paradigmi di riferimento, perché di fatto lui sapeva di dover morire, immagino, no? Che aveva sentito questo, gli ha dissolto quel paradigma, quel processore che ci fa vedere la vita come estremamente lunga, lunga quanto una vita, che sarebbe il tempo. Questo ha messo in evidenza una cosa fondamentale, che la nostra vita è una scintilla, l'ha dimostrata questa esperienza. Dilatata, è uno slow motion rispetto a quello che noi stiamo vivendo, perché abbiamo il tempo, ma la nostra vita è veramente una scintilla, per poi ritornare subito alla cosa più importante e profonda ed essenziale che possa esserci, che è l'anima. Quando iniziamo a vivere così, la nostra vita ha un effetto pazzesco e smettiamo di subire il mondo e iniziano a succedere dei miracoli. Ci sono moltissime persone che scardinano questo principio, che escano dalla materia. Non voi pensate che la trasmutazione della materia, di cui parlava Giordano Bruno, ma cosa pensate che fosse? È uscire dagli schemi pratici, uscire dagli schemi tecnici, uscire dagli schemi strutturali che la matrice ci ha dato per assunto. La Matrix ci ha dato dei principi che noi non mettiamo più in discussione. Le cose non possono cambiare. Io non posso guarire istantaneamente da una cosa. La Matrix ci dice questo. Poi lascia stare che ci indebolisce attraverso il cibo, attraverso le paure, quindi rende ancora più difficile il fatto di crederci. Però la Matrix ha messo dei paletti mentali stabili, fissi, affinché noi ne fossimo ingabbiati. Però quando noi riprendiamo contatto con noi stessi, quando noi iniziamo a sentire che siamo divini, allora a quel punto iniziamo a costruire e poi iniziamo a pensare di poter creare veramente delle cose. E ci sono dei piccoli trucchi. Ora non vorrei tediarvi, voi sapete l'esperienza di quando mi sono rotto la mano? No, no. Eravamo a Forteventura con Sonia, il secondo giorno che si era a Forteventura, dovevamo starci 1 mese e mezzo. Ero con una jeep noleggiata, c'era un vento incredibile, alzo la mano per alzare la cintura, chiudo la portiera per fare in modo che la cintura rimanesse all'interno dell'abitacolo, insomma faccio una cazzata, mi rimane la mano chiusa proprio vicino alla cerniera, dove la leva era assolutamente vantaggiosa, si è sentito e anche la nausea, se avete mai vissuto traumi a questa maniera, la nausea, no? Di quando c'hai un sistema di difesa dell'organismo di quando ti sei rotto qualcosa. Qui mi si inizia a formare un livido, il pollice era veramente schiacciato, Sonia, che era al mio fianco, inizia a entrare nella mia esperienza e ovviamente, avendo sentito lo scroll, avendo sentito anche la Madonna che ho lanciato, si è preoccupata tantissimo, quindi ho escluso istantaneamente, ho messo un attimino da parte il Galateo in quell'occasione, istantaneamente quella condizione, sono rientrato nel mio mondo, ho riposato la mano e mi sono concentrato su quell'altra, ho iniziato a lodarla, a ringraziarla, a sentirla forte, a toccare quel volante così massiccio della jeep, la sentivo, questa mano veramente fortissima. Qui si inizia una cosa come se si fosse riattivata la circolazione, sparisce il livido. Nel giro suona di quanto? 1 minuto all'incirca. Rimane questo dito ancora, che ancora pulsava. Continua a concentrarmi su questa mano, a lodarla, a ringraziarla, ma che bella, una mano veramente incredibile, straordinaria, 5 dita, minchia. Così guarisce anche il dito. La mano guarita istantaneamente. Direte voi, facile per me perché ho superpoteri, vero? Vi ricordate cosa vi ho detto prima, vero? Questo si può fare se ci proviamo e se usiamo dei piccoli trucchi. Questo è un trucco. Concentrarmi sulla mano malata e farla guarire, già per il fatto che dico che è malata, ho stabilito un criterio, è malata. Se io dico voglio diventare più ricco, cosa sto dicendo? Che sono povero. Voglio diventare più bello, sto dicendo che sono brutto. Potete costruirvi, visto che comunque alla fine vi dirò che i veri grandi maestri di voi stessi siete voi, vi potete costruire un paradigma comportamentale che voi potrete studiarlo riprendendo la bellezza di stare a riflettere, di stare a pensare su noi stessi, di mettersi lì senza nulla in mano e iniziare a pensare alle cose, a viaggiare. Potete usare questo potentissimo esercizio. Considerate la cosa che volete realizzare come se fosse un essere umano. È una malattia? Perdonate la parola, solitamente non uso malattia, tanto vi verrà la Mereo, ve lo spiegherà bene, e la chiama benattia, è soltanto un modo perché la parola è veramente molto molto importante, comunque per capirsi. È una malattia? Bene, per me allora è un essere umano. Ciao, che bella, ti voglio bene. Combatti contro un cancro, contro un tumore, tu muori. Combatti contro una cosa. Ma se lui è della Juve, io sono del Milan, io più lo combatto, più lui si rinforza contro di me. Ma è la cosa più normale che possa esserci. Quando io inizio ad ascoltarlo, ho un'apertura, mi riconosco in lui, inizio a dire, però del Milan eri. Come? Eri del Milan, tu hai detto? Sì, una volta. No. Scusate, non ero preparato, è un esempio. Sì, sì. Tu hai detto eri del Milan, non mi ricordo più. Sì. Ok, nemmeno. Hai capito ora? Questa era quella di ieri. Se io inizio a parlare in favore del Milan e vado e rinuncio alla mia identificazione con la Juve, lui piano piano inizierà a parlare bene della Juve. Nella stragrande maggioranza dei casi funziona così. Vi torna questa cosa. Con la vita dobbiamo parlare in questa maniera. Ma arrendo, se lui dovesse, vi ricordate quando vi ho detto annientiamoci, non viene la parola, assicuriamoci nemmeno, rinunciamo, abbandoniamoci, grazie, io senza di voi sarei finito, ve lo dico, grazie, abbandoniamoci alla sconfitta, è questa cosa qui, lo sapete perché? Perché quando io mi abbandono alla sconfitta, non mi do per perso, mi scollego dall'ego. Vi torna? Sì. Minchia, che sei deciso, hai detto. Ci ha piccato diverse musate con l'ego, giudicare dall'entusiasmo. Conosco. Ma tutti. Poi le persone magari che sono più in vista, no? Come il sottoscritto, sapete che bordate si prendono, no? Con la differenza che chi è nella condizione in cui sono io, per esempio, sente anche l'adrenalina, no? Quindi godi di questo e poi piano piano vieni trasportato e diventi un coglione senza rendertene conto, per esempio, no? E la fortuna è rendersene conto. L'ultima volta me ne sono reso conto quando ho fatto il cammino di Santiago. Sono tornato, capite che bellezza, partire a sentirsi un guerriero e ritornare a sentirsi sapere di essere un cretino, insomma non è bello, però comunque mi è successo per fortuna, almeno così ho capito. La persona che si identifica nella vittoria alimenta il suo ego. Quello che lo tiene attanagliato al non cambiamento è l'ego. Quello che invece lo farebbe fluttuare verso le risoluzioni fisiologiche di cui ho parlato prima è il fatto di rinunciare all'ego. Se io considero e inizio a dialogare col mio mondo, considerandolo come un essere umano, inizierete a notare una cosa molto importante, che come li parlate, quando li parlate, cambiate voi stessi. A questa, chiamiamola benattia, dai, in favore della Mereo che stimo tantissimo, a questa benattia, invece di combatterla, inizia a dire, oh ma sai che mi piace un casino, ma mi piace veramente tantissimo, perché mi fai uscire dagli schemi, mi fai essere alternativa, mi fai toccare delle corde profonde, mi fai andare lentamente, invece queste altre che corrono a destra e a sinistra perdendosi in continuazione, tu veramente vorrei che tu durassi sempre in questa maniera. E non si accorge che la prendiamo in giro. Sì, ma è una questione energetica. Anche le persone, anche la commessa che ti asseconda, faccio un esempio, che ti asseconda, tu gli domandi come mi sta il vestito, la commessatrice ti sta benissimo, tu lo sai che ti sta prendendo per il culo, però ti fa piacere, è l'energia che fa cambiare le cose. Ti torna? Ti torna? Essere maestri di se stessi vuol dire questa cosa qui. Allora voi vi scoprirete di aver bisogno di stare da soli, che non è un momento di autoemarginazione, attenzione, è un momento in cui una persona inizia a stare con se stesso. Ora voi vi fate una bella domanda, ok? Così non dovete rispondere ovviamente a nessuno, se non a voi stessi, vi fate una bella domanda e vi domandate: nell'arco della mia giornata ho il tempo per i bambini, ho il tempo per l'amante, tanto ce l'avete tutti, lo so, ho il tempo per andare al lavoro, ho il tempo per dormire, il tempo per stare da soli, con voi stessi. Quanto programmate, quanto avete all'interno della giornata? Nemmeno nel cesso. Ci ho mandato lui, stavolta. Nemmeno nel cesso, perché avete il cellulare, rispondete alle notifiche. Non è così. Cioè io faccio così, non so, anche voi? La maggior parte delle risposte ve le fanno andando dal cesso, ve lo dico. Però è importante che ci sia questo momento qui. Per ritrovarmi in condizioni del genere mi sono andato a fare il cammino di Santiago. Non vuole essere un esempio, ovviamente. Vuole dire soltanto la mia ricerca, in quale direzione è andata. E sei lì che cammini e pensi e rifletti, e sogni e immagini. E capisci, o respingi, succedono dei processi comunque, insomma, inizia a far muovere un mondo. Inizia a far muovere un mondo che è tuo, altrimenti è indotto. La nazione più bersagliata contro le misure d'Europa, qual è stata? In Spagna mi dicono la Spagna, in Inghilterra mi dicono l'Inghilterra, in Francia mi dicono la Francia, in qualunque nazione sono stato, ho girato l'Europa, mi dicono quella nazione lì. Perché noi quello che pensiamo ce l'ha detto un cellulare. Mentre quando noi pensiamo in maniera autonoma, i nostri pensieri sono nostri, non sono indotti. Un altro elemento per liberarsi dalla Matrix. Mi sono spiegato? Un conto avere dei pensieri indotti che siccome reiterati, siccome dopaminici, siccome forti, ci sembrano alla fine poi veri e che non li mettiamo più in discussione. Un conto è il fatto di creare dei nostri pensieri, creare la nostra realtà. Noi quando creiamo la nostra realtà e quando questa è originale, semplicemente è una nostra realtà che nessuno può toglierci. Quando noi sposiamo invece una realtà che prendiamo praticamente come spunto da un sistema, è una realtà che io dovrò sempre proteggere e dovrò sempre cercare di fare in modo che nessuno me la prenda. Vi torna? Non vi torna? Ci torna. L'abbondanza. Le questioni che riguardano l'essere umano in linea di massima sono 4. Abbondanza, che vuol dire poter attingere a un contesto che mi restituisce delle risorse, che mi permettono delle interazioni, detto me l'ho fatta lunga, comunque soldi, la salute, le relazioni, i sentimenti, che sono due cose differenti. La più facile da risolvere in assoluto è l'abbondanza, proprio la più fisiologica, la più naturale possibile. Adesso vi dico un trucco per quanto riguarda l'abbondanza, è un trucco che io ho messo in pratica, è un trucco che ad ora mi sta garantendo uno stile di vita, cioè non è che ho miliardi perché non mi servono miliardi, però vi posso garantire che non mi manca nulla. Quando una persona vuole l'abbondanza, sempre per il principio dell'osmosi, si deve dedicare a quello che ha. La tendenza è quello di concentrarsi, siamo attratti dalle cattive notizie, siamo attratti dai problemi. La settimana enigmistica non avrebbe senso se non avessimo questo modello d'approccio di pensiero, cioè quello di dedicarci e di concentrarsi verso i problemi della vita. Siamo attratti dai problemi, siamo attratti dalle cose brutte. Se vediamo due persone che si menano, tutti a guardarli. Se vediamo due persone per la mano che si abbracciano, non le caga nessuno. Non è così. Un telegiornale, se hanno provato a fare i TG con le buone notizie, non se le guardava nessuno. Siamo attratti dalle cose negative, cambiamo paradigma. Concentriamoci sulle cose positive. Se io voglio abbondanza, l'abbondanza o la carenza non è in termini di soldi, quella è una conseguenza. È una carenza nel fatto di sentirmi in deficienza. Quindi succederà questa cosa, quando noi ci concentreremo su quello che abbiamo. Possono essere anche le mani, possono essere anche i capelli, per chi ce l'ha, perché qui vedo anche qualcuno che gli mancano i capelli, tra l'altro. Mi dispiace. Gli occhi, le mani, una casa che vi protegge, un'auto se ce l'avete, qualunque cosa che di fatto voi avete, se la considerate e la lodate come elemento veramente preziosissimo della vostra vita, voi emanerete naturalmente una condizione di abbondanza. Il mondo interagisce costantemente con noi. Il mondo risponde costantemente alla nostra essenza e il mondo non giudica. Se voi avete fretta e dovete correre, il mondo dice: cazzo, questa qui è in ritardo, creiamone un ritardo. Avete mai provato a camminare in auto, ad andare in macchina piano piano e tutto va liscio, senza problemi? Se invece andate nervosi perché avete fretta, c'è sempre quello lì, l'uomo col cappello, che ferma il traffico dell'intera provincia con la sua macchina così. Semafori rossi, incidenti, storie. Oppure andate in un contesto tipo una città, vi stanno antipatici gli abitanti di quella città, pensate che a Milano siano tutti antipatici, se la tirano tutti, entrate a Milano e subito vedete delle persone. Cosa vedete? Le persone simpatiche che cambiano il vostro modo di pensiero? Vedrete tutti i milanesi stronzi, ma non solo vedrete milanesi stronzi, vedrete anche milanesi per bene che a voi sembreranno stronzi. Quest'estate siamo andati a Praga, a Lisbona, perché faccio, non so come mai, è un problema mio, faccio fra Porto e Lisbona, Praga, non so perché lo chiamo, Praga, e francamente Lisbona, no, l'ho fatta apposta. La meta sarà a Praga. Sì, infatti, era evidente che era una battuta, no? A Lisbona, e praticamente mi stava stretta questa cosa, non mi piaceva dove era posteggiata il camper, eravamo col camper, tutto. Si entra dal porto, si entra dentro il centro storico a Lisbona, si vedono due ragazzi che scappano, io non lo so, se non ho mai visto correre così due persone, Sonia? Mamma netta, passano così e dietro uno veramente con coltello in questa maniera, così, no? Che mi passa accanto, e Sonia nella sua innocenza, ma io l'amo per quello, le guarda e dice: guarda Luca, sta rincorrendo con un coltello, ma l'è passato qui, capito? Questo è un attimo che magari dice: ma turista di merda, italiano, che ne so d'Italia, niente. Cosa ho visto quindi nel mio modo di percepire Lisbona come una città ostile? Subito una condizione di ostilità. L'abbiamo chiesto, no? A un taxista, mi sembra, sì. Ma abbiamo visto questa cosa a Lisbona, ma succede spesso qui? Dice: no, ma è successo, capite? Quindi è una cosa veramente rara, che però io ho visto. Pensate a una persona, a un certo punto quella persona vi manda un messaggio, o anche, fateci caso, vedrete, sapete che c'è il genotipo di una persona? L'unica persona che non ha il genotipo, ce ne sono due, il dottor Cazzo e Brunetta, poi tutte le persone hanno il genotipo. Il dottor Cazzo lo conoscete? L'uomo con più personalità al mondo. Lo conoscete, la testa fumegata. Allora, quando il genotipo è la fisionomia di una persona, che solitamente, per chi conosce anche la Ayurveda, ci sono delle varie figure, no? Che poi alla fine sono molto simili. O vediamo quel genotipo, o addirittura quella persona si fa viva. Non è così? Comprate un'auto strana e iniziate a vedere quell'auto strana a giro. Ora questo avviene per due ragioni. Uno, perché noi captiamo con più facilità quello che abbiamo acquisito come coscienza. L'altro perché realmente accediamo a un campo in cui in prevalenza esistono quelle cose. Vi posso garantire che quando noi usciamo da come abbiamo solidificato il concetto di materia e iniziamo a capire che siamo in un mondo vacuo, che noi facciamo le cose, facciamo cambiare le cose da un momento all'altro. Noi smettiamo di considerare il mondo in considerazione geografica come se fosse esteso su un piano uguale per tutti, perché questo è il grande inganno, questo è il vero da rifare. Noi vediamo il mondo attraverso un monitor, perché quel monitor ce lo va a spiegare, ora della televisione, ora del cinema, ora del computer. Noi crediamo che quel mondo che vediamo è un mondo che di fatto omogenea tutti, è un mondo per tutti, quando in realtà all'interno di questo mondo ci sono tanti di quei livelli che rendano originale ogni espressione di vita di tutti gli 8 miliardi che ne fanno parte. Vi torna? Io nel dirvi questo ve lo dico perché quando c'erano durante una cosa che io non ho mai, non ero disposto a morire, non esiste di stare in casa per una cosa che sapevo perfettamente non esistere. È molto forte questa cosa, se volete ve la spiego. Il in piattaforma ho del materiale che vi spiegano perfettamente che queste cose vengono costruite dentro la mente delle persone, perché quando avevo 20 anni e credevo di aver preso l'ADS, ogni sintomo che leggevo su Focus il giorno dopo io ce l'avevo. Vuol dire che è una cosa che si cresce, che viene alimentata, fanno ridere, che viene creata all'interno della mente, dopo diventa vera. Poi la vera malattia che esiste è quando, ma originariamente non ce l'hai. Anche se lì c'è una piccola eccezione, se volete poi ve la spiego, perché comunque sono un esperto, mi ritengo un esperto in materia, non perché sono un perché so come montano queste cose. Lo so perfettamente come le montano queste cose. Quando c'erano le ristrettezze, nel piano descritto da un mainstream, non si poteva uscire perché c'erano i controlli, i droni, l'elicottero, l'aeronautica, la polizia a cavallo, la polizia ovunque. Non è così? Io e Sonia abbiamo attraversato 5 regioni con un camper giallo visibile da Saturno, non abbiamo visto nemmeno un poliziotto. Sono un figo. Perché noi eravamo liberi. Tra l'altro in quel momento, prima ero un fumatore, avevo anche smesso di fumare in quei giorni lì. E ho detto, io sono un uomo libero, libero dalle sigarette, libero dal sistema, libero da queste ottuse costrizioni, libero dal giudizio. E abbiamo vissuto un'esperienza meravigliosa, una situazione anni 60, le strade deserte, abbiamo visto in tutto, in 5 regioni, 30 macchine, non so, così, polizia zero, e Sonia ha trovato 200 euro per terra. Vero, eh? Sonia c'ha un culo tutte le volte, veramente. Trova soldi per terra, veramente. Il mondo non è manifestato su un unico piano. Il mondo è espresso su linee e livelli che sono caratteristici rispetto alla persona che le va a vivere. Ogni persona garantisce un suo mondo e ne influenza un altro decente. Quando noi abbiamo a che fare con il mondo di un'altra persona, se in quella persona un mondo in cui tutte le persone di quel mondo, del suo mondo, sono stronzi, noi diventiamo un po' più stronzi, non è così? Perché veniamo condizionati da questo campo di influenza. È così? E anche noi creiamo un condizionamento negli altri. Sono delle interazioni. Si influenza e predomina il campo energetico più potente. Però noi viviamo sfere di coscienza ed esperienza che sono perfettamente coerenti con la nostra possibilità di sentirlo. Quando noi comprendiamo questo, la nostra educazione va in questa direzione. non nel riuscire, nel cercare di gestire un qualcosa che è consolidato, ma nel proiettare la nostra essenza verso un mondo ideale che noi desideriamo. Questo è un processo ad ostacoli. Non è che una persona diventa mago, perché questo è diventare maghi, Una persona diventa mago in questa maniera e da lì in poi vive, un successo dietro l'altro. È un processo che prevede, è un processo di prove ed errori. Però questo si può fare. È cambiato qualcosa dentro di voi? Un cazzo. Vi sentite come prima? Cioè, pensate ci rimanga male? No. Un po' sì. In realtà questa che dovrebbe suscitare in voi è soltanto la voglia di dire: cazzo, vuoi vedere che è vero?